mio approccio al mondo del calcio è stato un po', diciamo, era scontato perché mio padre mi ha trasmesso alcuni valori, quindi era appassionato del calcio, quindi è stato questo il primo passo. Poi ovviamente ero appassionato anch'io, quindi ho cominciato a 8 anni a giocare e poi da lì non mi sono più fermato. Quindi, però ovviamente avere un genitore che è appassionato di calcio è importante. Ne potrei citare 100, però diciamo quello che ho fatto io lo devo sicuramente tanto a me, perché ovviamente ci possono essere degli aiuti, però penso che se uno vuole giocare a calcio deve fare sacrifici, deve impegnarsi, nessuno ti regala niente. Poi il mondo del calcio è un mondo difficile, quindi però penso a, vabbè, il mister Toscano a Cosenza, abbiamo vinto 2 campionati insieme, quindi lui mi ha, diciamo, lanciato un po' nel mondo del calcio. Però anche mister Rigoli mi ha spostato di ruolo, perché diciamo in Serie D ti mettevano sempre a giocare esterno, quindi lui mi ha messo a centrocampo, ha avuto, diciamo, il coraggio. Poi, come ho detto prima, ho dimostrato di poter giocare lì e quindi poi è stato tutto molto più facile. Poi il mister ha creduto in me e quindi io comunque ho apprezzato questa cosa e, diciamo, ho dato sempre l'anima per il mister e per le squadre in cui, diciamo, ho giocato sempre nel corso della mia vita. Quindi penso che questi due sono stati molto importanti, però senza tralasciare gli altri, perché comunque ogni persona, ogni compagno di squadra, ogni allenatore ti lascia sempre, ti dà sempre un qualcosa. La gavetta è troppo importante. Io vedo un sacco di giovani che arrivano nei professionisti che hanno già avuto tutto e quindi, diciamo, non hanno fatto i cosiddetti sacrifici e quindi non hanno voglia di mettersi in discussione, di lavorare, danno tutto per scontato, quindi quella è una cosa sbagliata. Però la gavetta penso che è la cosa migliore per un giocatore e io ne ho fatta tante, quindi anzi, quando trovo un giocatore, per esempio, che viene dalla Primavera, Juve, Milan, quelle là, dico: tu dovevi magari stare con me in promozione a San Pile, poi vedevi un po' com'era la situazione. Diciamo, lì ci sono veramente i valori umani. Sono stato contento di aver fatto parte di un gruppo comunque come il San Pile, che erano tutti giocatori, diciamo, fine carriera, quindi tra virgolette non proprio professionisti, non è il calcio professionistico, quindi però mi hanno aiutato tantissimo. E quindi ai ragazzi dico di impegnarsi, di fare sacrifici, di lottare per un sogno, perché ogni ragazzo comunque ha un sogno e deve crederci fino in fondo. Poi alla fine come andrà a finire non si sa, però l'importante è non avere rimorsi, che penso che è la cosa più brutta per, diciamo, nella vita in generale, oltre nel calcio. Comunque quando uno ha dei rimorsi non è proprio, non sta in pace con se stesso, e quindi dico a loro solo di impegnarsi, di fare sacrifici. Quello è la base proprio, secondo me, per un calciatore. Ma diciamo che nel campo un po' mi trasformo, non rispecchia proprio la mia persona, però un po' nella vita sono così. La maggior parte delle persone un po' all'inizio mi hanno un po' sulle bip, perché non sono proprio un tipo che faccio socievole, dai, però alla fine sono, chi mi conosce, sono buono,
se sei mio amico ti do anche il cuore, quindi però non posso dargli torto perché sono un tipo un po' così, sono strano sulle mie, sono molto, come si dice, non amo stare in mezzo a tante persone, mi piace più, diciamo, stare con mia moglie, la mia bambina, la mia famiglia, e penso che è la cosa più importante, dai, non sono, diciamo, uno da discoteca, da social, da quelle cose lì, perché ma è proprio la mia persona, non è che non ho nulla da dire su chi lo faccio, mancherebbe, però sono cose. Ma prima sicuramente c'era un Ciccio De Rose giovane, comunque un po' ancora, entrava negli spogliatoi un po' ancora in punta di piedi, perché quando sono arrivato qui comunque c'erano, io venivo da Cosenza, c'erano giocatori, signor giocatore, diciamo, alla regina, e quindi sono entrato molto in punta di piedi. Poi, diciamo, ho saputo farmi un po' strada, però sicuramente adesso mi reputo più maturo, più cosciente, quindi, però, diciamo, il Ciccio De Rose come carattere, come persona, sempre quello, non sono cambiato, chi mi conosce sa come sono fatto, e quindi, però ovviamente venire qui e esordire subito, perché appena arrivai comunque ho esordito la domenica, è stato, diciamo, sono quelle partite che non dimenticherei mai. Quindi un Ciccio De Rose, diciamo, più maturo, ecco, quello posso dire. Esperienze, diciamo, tutte le esperienze per me sono state importanti. Qualsiasi squadra in cui ho giocato mi ha lasciato qualcosa. Poi sicuramente Cosenza, ho vinto i campionati, e quindi nella mia città, e quindi sono ricordi, diciamo, indimenticabili. Regina non te lo dico neanche, perché comunque ogni giocatore penso che abbia il sogno di esordire in B, in A, penso che sia una cosa magnifica, e quindi Reggio mi ha dato la possibilità di esordire nella serie cadetta, e quindi penso che queste due siano quelle più importanti, oltre, diciamo, adesso anche il Sud Tirol, Bolzano, perché mia moglie ha aspettato un bambino, quindi abbiamo, diciamo, vissuto quei momenti della gravidanza lì, e quindi un'altra squadra e città che rimarrà nel mio cuore. Ma diciamo che col mister avere un rapporto non è facile, perché, diciamo, come caratteri non dico che siamo simili, però lui ovviamente è molto peggio. Il mister ha un carattere particolare, poi richiede sempre il massimo dai suoi giocatori, e quindi col mister dall'inizio c'è stato sempre un grande rapporto a livello lavorativo, ma di massimo rispetto a livello professionale, perché, come è giusto che sia, sono stato molto contento di ritrovarlo, perché ci eravamo un po' persi di vista, penso che sono passati 10 anni, quindi mi ha fatto molto piacere ritrovarlo, e poi nella squadra in cui ero stato, la Regina, quindi diciamo, è stata la gioia, è stata doppia. Devo ringraziarlo sicuramente per avermi scelto, e quindi il nostro rapporto penso che non sia mai cambiato in questi anni. C'è sempre, come ho detto prima, massimo rispetto e massima stima per un grande professionista come il mister. Campionato molto difficile, un campionato dove non puoi lasciare niente. Noi penso che siamo una squadra
con gli attributi, una squadra che può dire tanto. Non so dove arriveremo sicuramente, però posso dire che ce la metteremo tutta a far sì che Reggio torni nelle serie, nei campionati che gli competono, quindi stiamo facendo un ottimo lavoro, stiamo disputando un gran campionato, però ovviamente mancano ancora tante partite, quindi dobbiamo stare sempre sul pezzo, perché il campionato è difficile, le squadre sono squadre forti, quindi magari in questo momento qualcuno ha qualche momento di crisi, però poi si riprenderà sicuramente, quindi noi dobbiamo stare pronti a questa cosa. Ma diciamo che la fascia di capitano è una bella responsabilità. Sono stato molto felice di questa scelta di rappresentare la Regina Calcio, quindi, però ovviamente siamo una squadra di capitani, perché siamo un sacco di, dal primo all'ultimo, siamo ragazzi che, perché diciamo che il capitano dovrebbe dare l'esempio, dovrebbe fare tutte le cose diciamo perfette, però in questo gruppo penso che non ce ne sia uno che non dia l'esempio, non sia un professionista esemplare, quindi ripeto, sono molto orgoglioso e molto felice di essere il capitano della Regina, però questo lo devo sicuramente molto ai miei compagni, perché comunque rappresento una squadra di grandi uomini e di professionisti seri. Ma che dire, i tifosi della Regina li avevo lasciati diciamo come una tifoseria grandiosa, anzi forse si sta superando in questa stagione, quindi posso dire solo di starci vicino come stanno facendo, di supportarci e di darci come sempre ogni domenica la forza e l'energia, perché noi anche ci serve anche l'energia della nostra tifoseria, quindi gli dico, questo è il messaggio, di starci vicino e di supportarci sempre. Forza Regina!